Il Matelica del New Deal di Aldo Clementi in versione operaia con molta sostanza e pochi fronzoli sbanca Recanati. Di questi tempi si dirà non è un'impresa, tuttavia priva di molte grandi stelle la squadra biancorossa ha mostrato l'atteggiamento giusto di chi almeno vuole regalarsi un finale di stagione felice dopo che il grande obiettivo è praticamente sfumato. Non hanno costruito molto gli ospiti, ma hanno capitalizzato, grazie ad una doppietta di evacuo, le poche occasioni avute, rischiando di capitolare solo in una circostanza in avvio. Sconfitta sanguinosa invece per la Recanatese, vittima anche di una serie di circostanze che definire sfortunate è un eufemismo, ed in più ci si è messo pure un arbitraggio, quello di Maranesi di Ciampino, discutibile. La prestazione complessiva però è stata oggettivamente deludente ed in particolare non consona ad un collettivo che è nei guai e dovrebbe lottare su ogni pallone col sangue agli occhi. Se questo atteggiamento remissivo, quasi disarmante, proseguirà, si andrà incontro a cocenti delusioni. Eppure per la Recanatese la partenza sembrava confortante e dal settimo arriva una piramidale chance che poi rimarrà l'unica per tutto l'arco dell'incontro. Perfetti ha un controllo impreciso ed involontariamente innesca il contropiede di Fioretti. L'assist su Villanova è millimetrico, ma l'attaccante di sinistro si lascia ipnotizzare da Marco Antonini in uscita disperata. Poco dopo il fischietto romano sorvola su un contatto sospetto in area tra Lispi e Fioretti. A protestare è più il pubblico che i giocatori in campo. Timida iniziativa del Matelica con Bartolini che guadagna un pallone sulla tre quarti ed appoggia Boldrini, il cui tiro è bloccato a terra da Pesce. Per il resto, ordinaria amministrazione, a parte una ciabattata di Mordini da fuori che fa la barba al palo ed una punizione di Boldrini rintuzzata in due tempi da Pesce. Ad inizio ripresa l'episodio che cambia il derby. Rinvio di Marco Antonini, evacuo, si libera a forza di sportellate di Patrizzi. Sembra fallo, ma è tutto regolare. La punta ospite infila il portiere con un tocco di giustezza di destra. Ci sarebbe tutto il tempo per recuperare, ma la Recanatese in questo lungo frangente mostra il peggio di sé. Poche idee confuse, nemmeno quell'animo spugnandi che sarebbe indispensabile in certe occasioni. Giusto per la cronaca, al 27esimo c'è un traversone dello spaesato Degano, sul quale Villanova, forse spinto, spedisce al lato. Così al 37esimo arriva il gol della staffa, ancora rinvio di Marco Antonini, la palla rimbalza a terra ed Evacuo di testa anticipa l'uscita di un Pesce, stavolta disattento, segna e si infortuna. Il Matelica festeggia e la Recanatese medita su come sia possibile subire due reti del genere, praticamente in fotocopia sul rinvio dell'estremo difensore avversario. C'è solo il tempo per l'esordio del baby Papa che entra al posto di Gabrielli, che ovviamente non può incidere sulla gara. Gli ospiti conquistano un successo che quantomeno rasserena l'ambiente dopo giorni turbolenti, mentre i giallorossi continuano a confidare sulle disgrazie altrui, ma non può durare a lungo. Negli spogliatoi vana l'attesa per l'arrivo di Antonio Soda. Come diceva il grande Totò, ogni limite ha una pazienza, per cui dopo un po' i cronisti se ne sono andati. Ed anche questo non è un bel segnale.
Fuochi d'artificio al Civitelle di Agnone, fa tutto quasi la formazione granata nella buona e nella cattiva sorte. 4-4-2 l'assetto dei padroni di casa privi dell'infortunato Di Lollo, sostituito in mediana da Margarita. La risposta dei biancoverdi dello squalificato tecnico marchigiano Bolzan, sistemato in tribuna, è in uno spregiudicato 4-3-3. La situazione di classifica degli ospiti impone fino al termine della stagione di giocarsi le ultime carte per rimanere in categoria. Arbitra Claudio Petrella della sezione di Ciampino. Partono meglio gli ospiti sulla staffilata di Galli che Campanico non trattiene. Albanesi fallisce lo 0-1. Incursione d'applausi di Guerra fino ai limiti dell'area. Sponda con il petto di Guida. Molinaro si supera sulla conclusione. Navarro sulla ribattuta spreca il vantaggio, siamo al settimo minuto. Vantaggio Olimpia che arriverà puntuale al quarto d'ora. Arcobaleno di Margarita dalla propria metà campo. Ragazzo controlla il cuoio, lo serve di giustezza alla corrente Guida. Nulla può il pur bravo Molinaro che deve inchinarsi a raccogliere la sfera nel sacco. Sulle ali dell'entusiasmo Lagnone costringe i biancoverdi all'indietro. Castello in difficoltà a contenere Guerra sul fianco difensivo destro. Al 34esimo giunge inaspettato il pareggio ospite. Lodi trafigge centralmente Campanico su calcio diretto. Colpevole la barriera granata, palla sotto le gambe dei giocatori. Lagnone avrebbe prima della fine del tempo di rimettersi in avanti. Il destro preciso a fil di palo di Margarita è ricacciato dall'attento Molinaro. La squadra viaggiante non sta a guardare, sul taglio di Albanesi al centro dell'area, Berardi alza colpevolmente la mira con il destro, 1-1 al termine dei primi 45 minuti. La ripresa inizia con gli stessi 22 di partenza, sprint degli ospiti che mettono la testa avanti con Galli pronto ad infilare Campanico dopo il primo salvataggio del portiere molisano sull'esterno di Berardi. Del Grosso abbandona il più prudente 4-4-2 e getta nella mischia Nicola Guerra, esterno d'attacco a sinistra per Navarro. Al quarto d'ora Walter Guerra e Ragazzu tessono una nuova occasione per Guida, ben posizionato all'interno dell'area. Il colpo di testa schiacciato a terra fa imprecare i tifosi di casa. Due minuti dopo il Castelfidardo si porta sul 3-1 sullo svarione della difesa di casa. L'azione nasce da una punizione di Lodi, la retroguardia granata è inchiodata da Filipponi, che non crede ai propri occhi sulla dormita generale degli avversari. Ma le emozioni non sono terminate, Lagnone si rialza dalla polvere, Ragazzu prima di lasciare posto a Litterio per un problema muscolare, chiama di nuovo in causa Molinaro. Il portiere classe 97 regge l'urto. Ma nulla può qualche minuto più tardi sul 2-3 di Guida al volo all'interno dei 16 metri che rianima i molisani. La difesa del Castelfidardo è in apnea e fatica ormai a risalire la corrente. Gragnoli subentrato nell'assalto finale a Margarita si guadagna la massima punizione dagli 11 metri che lo stesso attaccante romano si incarica di calciare al minuto 32. Molinaro, finta sulla sua destra, poi intuisce la conclusione non angolata. Si resta sul risultato di 2-3. Bolzan chiama l'ingresso di Siletti per Filipponi.
L'11 di casa non si abbatte, ricamato, torna a bussare al 37esimo dalle parti di Molinaro. Su assist di Nicola Guerra il capitano acciuffa il pareggio. L'Olimpia è una marea incontenibile, il Castelfidardo tracolla. A castigarla ci pensa Gragnoli, gioie e dolori per la formazione di Alessandro Del Grosso. Mancino a giro sul secondo palo e la rete si gonfia a 120 secondi dal traguardo. Una mazzata per i biancoverdi marchigiani che non hanno più la forza di rialzarsi. Lagnone tra errori e applausi può sognare un posto nei play-off. Torna la Vispesaro al Benelli dopo 35 giorni, causa il riposo forzato per il ritiro del Chieti e la pausa per il torneo di Viareggio, più le due trasferte consecutive che hanno fruttato un solo punto e zero gol all'attivo. Arriva invece a Pesaro l'ostico Monticelli, regina dei pareggi del girone F, 13 e con una salvezza ancora da conquistare, anche se i 13 punti di vantaggio sul Castelfidardo sono più che una garanzia. Vis che senza la presenza in campo di Ridolfi, stagione finita per il fantasista biancorossa, recupera in estremis Alessandro Rossi dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori nella trasferta di San Marino. Pedalino ancora non al meglio della condizione, parte dalla panchina. Partita che prende un lento avvio, le due squadre che si studiano a centrocampo, il primo sussulto lo dà un reclamo di rigore da parte del Monticelli per un fallo subito da Giovannini. L'arbitro è a buona posizione, a pochissima distanza dal fatto, assegna solo l'angolo alla formazione ospite. 23esimo è la Vispesaro che reclama il calcio di rigore. Cross dalla sinistra, Costantino si avventa sul pallone, cade, ma l'arbitro anche questa volta appostato a pochi passi non assegna la massima punizione. Partita che vive più che altro in azioni di centrocampo, dove la formazione ospite chiude tutti gli spazi alla formazione di casa e per arrivare alla prima conclusione in porta si devono aspettare 24 minuti. È Bugaro che ci prova, però vanificata la sua conclusione dove Marani volava a deviare la conclusione con la bandierina alzata dell'assistente. Arriva al vantaggio della formazione ospite al 35esimo, con un lancio in verticale, il portiere Iglio sembra arrivare per primo sulla palla, però sbaglia l'intervento, intervento sbagliato che favorisce l'incursione di Iotti che a porta vuota mette dentro. Vantaggio meritato del Monticelli che si ritrova avanti dopo aver controllato bene la partita con la Vispesaro che non riesce in questa occasione a far rivivere il bel gioco della prima parte di campionato. Le due squadre rientrano negli spogliatoi e nella ripresa la prima occasione è ancora ospite al 13esimo quando ci prova Negro, ma la sua conclusione al volo non coglie lo specchio della porta. Ancora un rigore reclamato dalla formazione di casa al 20esimo quando Comi mette giù, tira di prima intenzione, ma il suo tiro viene rimpallato da un difensore. L'arbitro a due passi non concede la massima punizione. Ci prova Rossi al 25esimo, la sua conclusione in mischia sfiora solamente il palo più lontano. Monticelli che raddoppia al 28esimo con Giovannini che sfrutta un errore della difesa locale, mette giù, supera un avversario e fa secco Iglio sul primo palo. Monticelli che continua a fare la partita e al 30esimo coglie la traversa con Iannascoli che dalla parte sinistra dell'area vissina si accentra e coglie la traversa coniglio battuto.
Vischi prova a reagire e su un disimpegno sbagliato della difesa ospite, occasione per Falomi che tira di prima in canzone, coglie il palo con la palla che esce. La Vis ci prova in tutte le maniere negli ultimi minuti a riaprire la partita e al 43esimo, su un tiro ravvicinato di Costantino, Terrenzio si mette sulla traiettoria con un braccio, rigore ed espulsione per doppia ammonizione del centrale ospite. Falomi trasforma la massima punizione spiazzando Marani. Ultimi minuti palpitanti con Falomi che al primo minuto di recupero in posizione di centrocampo colpisce in maniera scomposta Sosi e l'arbitro gli sventola il cartellino rosso, quindi squadre che ritornano in parità numerica 10 contro 10. Finisce con il Monticelli che festeggia davanti ai suoi tifosi arrivati fin qui a Pesaro con 3 punti che sono fondamentali nella corsa della salvezza per la formazione di Mister Stallone. Al Selva Piana finisce senza né vincitori né vinti. Il Capobasso riesce a tenere testa con autorità fino al termine dei 90 minuti alla capolista fermana. 3-5-2 per i molisani con Fioretti che affianca in prima linea in prota. La risposta di mister destro è nel 3-4-3. Misin al quarto d'ora per i canarini scarica verso la porta di Palumbo, uscito a valanga, sfera deviata in angolo. La fermana si fa preferire sul rettangolo di gioco per le conclusioni, spesso dalla distanza e su calci piazzati. 2 volte Molinari a cavallo della mezz'ora, ma i lupi di casa mantengono abbassata la saracinesca e vanno a riposo senza subire alcun passivo. D'Aversa nel Campobasso in avvio di ripresa per poco non sorprende gli avversari con un cross dal fianco sinistro. I padroni di casa non si fanno intimorire dal blasone della capolista e sono pronti a dare battaglia dinanzi al proprio pubblico. Corner di Iaboni attorno al quarto d'ora, svetta il difensore russo ma la palla supera la traversa. Molinari carica i suoi su calcio di punizione, sfera di poco alta in curva. Nel finale Valentini ipnotizza in prota, lanciato dal compagno di reparto Fioretti. Poi il tecnico Silva prende la strada degli spogliatoi, invitato dal fischietto Cascone di Nocera per comportamento non regolamentare. Inutili le ultime punizioni dei marchigiani, polveri bagnate per D'Angelo e compagni. Neanche l'ingresso di un'altra punta, Cremona riesce a schiodare lo 0-0 di partenza. La contesa termina a reti inviolate, un altro passo per i molisani nella rincorsa alla salvezza. Un altro passo per la fermana verso il ritorno tra i professionisti. Signori, sindaco Atacullo, allenatore signor Topponi, San Maroso, Pascalucci, Gualandi, Tartatini, Pensati, Nico, a disposizione, Gori, Pesaretti, Gagliani.
Seconda sconfitta consecutiva per la Jesina, al Carotti passa con pieno merito la Vastese che si fa bastare la rete di Di Pietro dopo appena 3 minuti di partita per fare suoi 3 punti e sbloccare una crisi che vedeva la formazione di Mister Favo reduce da 2 sconfitte consecutive. Brutta la Jesina, una delle peggiori di stagione forse degli ultimi anni. Non riesce mai davvero a reagire allo svantaggio mentre gli abruzzesi collezionano per tutto il match le occasioni per il raddoppio senza riuscire a sfruttarle. Bugari sperimenta per la Jesina un 4-1-4-1 in cui Censori scherma la difesa e Bontà sale dal centrocampo a fare da trequartista alle spalle della punta Sciba. Vastese accorta, Prisco è l'unico davanti mentre Fiore parte dalla linea della mediana per andare all'occorrenza a fare la seconda punta. Partita nel vivo dopo appena 3 minuti quando Di Pietro raccoglie qualche metro fuori dall'area la respinta corta della difesa Leoncella e indovina dalla distanza la conclusione che beffa Bollette e sblocca la gara 0-1. Passa un quarto d'ora senza che la reazione della Jesina si veda e allora è Di Pietro a cercare il bis personale di squadra al 20esimo, questa volta dall'area e con una botta in mischia che termina alta. Ancora è solo Vastese al 28esimo col tiraccio dalla distanza di Fiore che si spegne lontano dalla porta. La Jesina si nota solo al 31esimo quando reclama un tocco di mano in barriera sulla punizione calciata dal limite da Censori, ma si prosegue. Di là invece al 41esimo la Vastese sfiora lo 0-2. Fiore mette in area da destra, Felici può girarsi e cercare la porta mandando di un soffio alto sopra l'incrocio. Si riparte e la Jesina ci prova dopo 4 minuti con Cameruccio, conclusione al lato del primo palo. Al 56esimo nuovo tentativo di una Jesina un poco più vivace, punizione di Censori e conclusione dal limite di Trudo, sulla quale Marco Nato non è impeccabile e deve controllare in 2 tempi anticipando all'ultimo il ritorno sul pallone di Sciba. È la Vastese invece ad andare ancora vicino al colpo del KO, al 61esimo il colpo di testa di Bartoli chiama al colpo di Reni Bolletta che si salva con l'aiuto della traversa. Bugari prova a smuovere le acque, dentro Pierandrei e fuori uno spento Censori. Il primo vero pericolo la Jesina lo crea solo al 74esimo, corner e inzuccata di Labriola, Marco Nato è pronto. Di là Vastese vicinissima al raddoppio ancora una volta, inserimenti in aria e diagonale nel sacco del solito di Pietro, ma Fiore appoggia in porta sulla linea e la terna ne ravvisa il fuorigioco, nulla di fatto al 75esimo. Ancora Vastese al 77esimo, Fiore da fuori, palla che sibila al lato. Secondo legno di giornata per la Vastese all'85esimo, botta su respinta corta dalla difesa di Manzo, il montante salva una seconda volta Bolletta, ma non una Jesina che merita tutta intera l'insoddisfazione finale del suo pubblico.